Buonasera, bentrovati dalla redazione, da Gianmarco Tortora e da Veronica Di Pietrantonio. La cronaca in primo piano: sono 5 i carabinieri indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi, avvenuta nell'ottobre 2009 in ospedale una settimana dopo il suo arresto per droga. Tra i militari dell'arma, 3 sono accusati di lesioni aggravate, l'altro è iscritto per falsa testimonianza, così come l'ex vice comandante della stazione di Tor Sapienza, Roberto Mandolini, già indagato da tempo per aver mentito al processo d'appello. E passiamo alla politica. La maggioranza e i verdiniani di ALA appoggiano al Senato la riforma costituzionale del governo e respingono le critiche delle opposizioni. Si trasforma il bicameralismo paritario in un bicameralismo differenziato. È un cambiamento enorme che contribuisce a rendere più fluido il processo legislativo, dice Zanda, capogruppo del PD. Alleanza Popolare onora un impegno votando a favore, ma si chiude una fase della nostra vita politica, dice Quagliariello parlando a Palazzo Madama. Ci sono pregi e limiti del testo. E passiamo agli esteri. Gli Stati Uniti non condividono le informazioni dell'intelligence russa sugli obiettivi da colpire in Siria. Ciò ha fatto irritare Vladimir Putin, che non ha risparmiato dure critiche contro Washington. Credo, ha affermato il leader russo, che alcuni nostri partner semplicemente abbiano il cervello in pappa. Il capo del Cremlino ha bacchettato anche la nuova strategia americana di aumentare la fornitura di armi ai ribelli, poiché possono finire nelle mani dell'ISIS. Voltiamo pagina. Sono 137.000 i migranti sbarcati in Italia nel 2015. Quest'anno le domande di asilo sono state 61.000, il 30% in più rispetto al 2014, quando in tutto l'anno si registrarono 64.000 richieste. I dati sono stati forniti dal sottosegretario all'interno Domenico Mansione, che ha segnalato gli sforzi fatti per accelerare l'iter di esame delle domande di asilo, nonché l'allungamento dei tempi che si registra in caso di ricorsi contro il diniego della richiesta. Torniamo in Italia, perché un insistente flusso di correnti meridionali collegato ad un'intensa perturbazione continuerà ad interessare la Toscana anche domani, portando precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio temporale. Così la Protezione Civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo con codice arancione, che fa seguito a quella gialla in atto già da oggi. L'aumento del livello di allerta è previsto dalla mezzanotte di stasera e fino alle 8 di giovedì in tutte le province. E chiudiamo con il tennis. Fabio Fognini avanza nel torneo Masters di Shanghai e resta l'unico italiano ancora in lizza. Il tennista ligure ha battuto il portoghese João Sousa. Dopo Andrea Seppi, eliminato lunedì, è uscito di scena anche Simone Bolelli, battuto dal canadese Vasek Pospisil. A sorpresa fuori anche Roger Federer, lo svizzero è stato battuto in 3 set dallo spagnolo Albert Ramos. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi. Un saluto a tutti da Stefania Cattaneo di Trabimeteo. Vi ricordiamo di scaricare la nostra applicazione, disponibile in tutti gli store, per restare aggiornati con noi in tempo reale. Vediamo l'Europa come andrà. Una serie di depressioni, vedete, porta maltempo tra Liberia, centro orientale, centro nord Italia, i Balcani settentrionali e anche parte della Mitteleuropa, con fenomeni anche sull'estrema nord dell'Europa, mentre andrà decisamente meglio altrove, con anche ampie schiarite. Le temperature in tutto questo contesto sono in calo sulla Mitteleuropa e in rialzo tra il Baltico e la vicina Russia, come vedete. Nel dettaglio diamo uno sguardo alla nostra penisola, perché il maltempo è al centro-nord, piogge e temporali, mentre al sud, all'estremo sud, abbiamo bel tempo prevalente, con temperature minime che sono in calo al centro-nord, vedete, intorno ai 15 gradi, stabili però al sud, e le massime sono stazionarie al centro-nord fino a 22 gradi, in rialzo sulla sud con punte anche superiori fino a 26-28 gradi. Proprio il dettaglio del settentrione, instabile, con piogge, vedete, e rovesci, ombrello da tenere insomma a portata di mano tutto il giorno, deboli o assenti invece al nord-ovest, in interiore intensificazione con anche la neve sulle Alpi oltre però i 2000-2200 metri. Al centro anche qui piogge ed acquazzoni diffusi, quindi instabilità anche al centro, come vi accennavo, fenomeni anche di moderata o forte intensità. E infine al sud la panoramica del nostro stivale ci mostra tempo ancora discreto, pur con questi annuvolamenti sparsi di passaggio, e a fine giornata però vi segnalo delle nubi che sono in aumento da nord e portano i primi acquazzoni proprio tra Alta Campania e Molise, e a tratti sarà anche variabile sulla Sardegna. Aggiornamenti su trabimeteo.com.